Ciao amici, come state? Spero tutto bene. Oggi ritorniamo su Super Johnny Pizza, il primo gioco che ho creato. Oggi sono qua perché voglio parlarvi di alcune novità che riguardano i prossimi aggiornamenti e anche la versione per telefono. E poi già che ci sono, voglio provare a fare un gameplay perché effettivamente io ho fatto qua i video di Super Johnny Pizza, ma non mi sono ancora messo alla prova per cercare di fare un alto punteggio. Prima di partire, lasciate qui sotto tantissimi like, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Ma adesso è di ripartire, come? Cominciamo! Allora, prima novità, finalmente Super Johnny Pizza sta per arrivare anche su telefono, su Android, perché sono riuscito a trovare il modo per implementare i comandi da telefono nel gioco. Ok, ho trovato il modo, però devo cercare adesso di implementarli. Quindi, appena farò tutto quanto, il gioco sarà pronto anche per telefono. La seconda novità invece riguarda, diciamo, l'aggiunta di un nuovo potenziamento, perché nel sondaggio che ho pubblicato qualche giorno fa vi avevo chiesto effettivamente cosa vorreste vedere nel prossimo aggiornamento e la maggior parte, quasi tutti voi, hanno votato di vedere un nuovo potenziamento. Quindi ho pensato a qualcosa. È vero che con un nuovo potenziamento il gioco diventerà più facile, quindi ho detto metto un potenziamento che sarà divertente da utilizzare e che possa permettere al giocatore di creare nuove strategie. Quindi tenetevi pronti perché ho in mente tante belle cose. Ma adesso andiamo qua in partita, direi in questa prima parte di giocare la Classic Map. Poi dopo andiamo nella Lollipop Map. E si comincia, eccoci qua. Vediamo quante pizze riesco a prendere. Mamma mia, tutti questi fantasmi. Comunque, in questi giorni ho pure visto i video che sono usciti su YouTube di questo gioco. E vi ringrazio tantissimo per averli realizzati. Niente, sono già morto, sono già schiattato. E ho visto che alcuni hanno fatto notare che il gioco è un po' troppo difficile perché ci sono troppi nemici. In realtà, il fatto di renderlo difficile è stata proprio una scelta personale perché voglio che questo gioco sia competitivo. Cioè, io potrei pure farlo con pochi nemici, no? Da poterci muovere, però se ce ne sono pochi, il gioco diventa troppo facile. Non ha neanche più senso fare record troppo alti. Sciottiamo tutti quanti, via, prendiamo qua la pizzetta, siamo già arrivati a punteggio 3, perfetto. Prendo lo scudo, prendo l'arma, altra pizza, via via via, sciotto tutti quanti. Ah, tra l'altro, nel prossimo aggiornamento ci sarà anche un miglioramento di quest'arma, più che altro a livello di design, perché ho visto su YouTube che alcuni non capivano che oggetto fosse quest'arma qui che ho in mano. E quindi nel prossimo aggiornamento appunto voglio, mamma mia, voglio cambiare appunto il disegno in modo che diventi più riconoscibile. Non so neanche io come sono riuscito a passare lì in mezzo. Mamma mia. Ok, prendo scudo, perfetto. Dove sta la pizza tra l'altro? Ok, siamo arrivati a punteggio 6. Qual è stato invece il vostro punteggio più alto? Fatemi sapere cosa c'è in un commento. Ok, punteggio 8. Prendi quella pizza, siamo arrivati al 9. Beh dai, stavolta devo dire che stiamo facendo una bella partita. Siamo davvero, davvero niente. Proprio me la sono tirata, me la sono buttata addosso. Dai! Beh, però punteggio 10. Penso di aver fatto un punteggio buono, non dico alto, però un punteggio buono, ci sta, dai. Ma adesso direi di fare una cosa, buttiamoci nella nuova mappa, nella Lollipop Map. Ok, questa è la nuova mappa, quella che è stata aggiunta con un nuovo aggiornamento. Si chiama Lollipop Map, non perché ha forma di lecca-lecca, anzi, è semplicemente perché è stato aggiunto un lecca-lecca all'interno della mappa. E questo lecca-lecca va portato qua, dove c'è sto cosetto. Ok, perfetto. Infatti lì c'è una missione, dobbiamo portargli 5 lecca-lecca e succederà qualcosa. Cosa potrebbe succedere? Potete scoprirlo voi con il gioco quando, se volete scaricarlo, o comunque nella versione per Android appena sarà disponibile. Perfetto, prendiamo qua. Mamma mia, quanti ce ne sono! Mamma mia. E adesso vi distruggo tutti. Cioè, erano tutti quanti concentrati nello stesso posto. Comunque siamo arrivati a punteggio 5. Ok, no. E dai però, mamma mia, sti fantasmi, lasciatemi stare che adesso vi distruggo l'anima. A parte che sono fantasmi, quindi non hanno neanche un'anima. No, via, via. Ok, no, mamma mia. Via. Ok, abbiamo portato il lecca-lecca a quell'amichetto lì. Ok, muoviamoci qua, va. Corri, veloce, niente, dove vado, che qua sono tutto bloccato. Tra l'altro, magari nei prossimi giorni posso pure farvi vedere una versione
vecchie del gioco durante lo sviluppo, perché in passato nella niente, perché non ho guardato lo schermo, cioè io per guardare la webcam non ho guardato lo schermo, sono andato addosso al fantasma. Stavo dicendo, in una vecchia versione durante lo sviluppo c'era il pulsante per far correre il personaggio. Sto valutando l'idea di poter riaggiungere appunto la possibilità di far correre il personaggio, però con una stamina, quindi vuol dire che la corsa ha una durata limitata. Fatemi sapere se vorreste vedere questa idea all'interno del gioco. Ma adesso andiamo qua un attimo nel tutorial, perché voglio far vedere pure un'altra cosa. Muoviamoci qua di corsa. Ok, vabbè, qui ci sono le pizze da prendere, i fantasmini che all'interno del tutorial sono innocui, non fanno niente, quindi vi potete pure avvicinare, non vi colpiscono. Però se andiamo di qua avanti, faccio vedere qui sotto, adesso i documenti sono diventati 4, non più 3 come prima, c'è un quarto documento nascosto, chissà dove si trova, chissà se qualcuno è già riuscito a trovarlo. Tra l'altro io faccio pure vedere un'altra cosa, qui all'interno del menu, per poter scegliere il livello, la mappa, il personaggio si muove. Sì, perché all'inizio questa schermata non doveva essere così, doveva essere diversa. Praticamente il modo per scegliere la mappa in realtà era già una mappa stessa e noi dovevamo muovere il personaggio verso una sorta di porta che ci avrebbe portato nella mappa che noi volevamo scegliere. Però alla fine ho detto vabbè, mettiamo un classico menu con il mouse da cliccare, perché è anche più facile, più veloce, ecco, più intuitivo più che altro. Ok, vediamo cosa riusciamo a fare. Prendi quella pizza, prendiamo il lecca lecca, muoviamoci, un'altra pizza. Mamma mia, quanti fantasmi che ci sono, spawnano tutti quanti velocemente. Però, adesso mi frego tutti. Via. Ok, ho pure l'arma, scettiamo tutti quanti. Perfetto. Dobbiamo prendere quella pizza che sta di là. Vediamo se... Su. Ok, ok. Mamma mia, sto diventando un pro di questo gioco. Sto diventando un professional player di Super Johnny Pizza. Mamma mia, c'erano così tanti che per sparare non si distruggevano. Ok. Sì, ma dove sta l'altra pizza? Io sto cercando la pizza. Voglio fare un punteggio alto. Vabbè, almeno avevo trovato pure lo scudo. Ok, perfetto. Diamo qua lecca lecca all'amichetto che sta di là. No, via, scappa, che sti cosi mi prendono, mi friggono, mi... Ma niente, sono bloccato. Ma quanti ce ne sono? Quanti fantasmi? Vediamo se riesco a fare sta roba. No, niente, volevo fare una roba veramente troppo complicata. E sarebbe stata troppo difficile. Ok, dai, direi di fare qua un'ultima partita. E vediamo che punteggio riusciamo a fare. Ok, beh, direi che così partiamo bene. Subito la pizza lì vicino, perfetto, siamo già arrivati a 2 pizze. Prendiamo lo scudo, ci siamo tutti quanti. Ok, di qua, perfetto, muoviti. Siamo arrivati a 3 punteggi. Ok, niente, dai, perché non riprendo bene la mira, mannaggia a me. No, ma per poco, no. Ma dai, va bene, dai, altro da vedere per il momento non c'è. Vabbè, diciamo che questo qua era un video news barra gameplay, quindi non era un video dedicato ai segreti. Più che altro ci tenevo ad informarvi sulle novità che ci saranno prossimamente sul gioco. E in più volevo pure fare un gameplay, una partita, no? Visto che, cioè, sono il creatore del gioco e ancora dovevo fare un video su una partita. Fatemi sapere cosa siete commenti, cosa pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva. Ci vediamo al prossimo video. Come sempre vi auguro buona giornata, per sera, buonanotte. Ciao a tutti e buon panino a tutti.